42. Gli altri. Scuola del Cerchio, Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Dizionario del Cerchio, Firenze 77. A cura di VB. Che senso ha credersi non bisognosi degli altri, a loro superiori e rifiutarli, quando, nostro malgrado, per nostra fortuna, non possiamo isolarci, disgiungerci gli uni dagli altri? Se questa è la realtà, perché non prenderne coscienza? Scoprirne tutto è il meraviglioso intreccio che congiunge in un abbraccio tutti gli esseri. Perché sentire estranee a sé creature che sono di se stessi complemento? Invero, un simile atteggiamento, oltre che essere innaturale, è illogico. Perciò rendetevi consapevoli della meravigliosa realtà in cui esistiamo. Deponete ogni motivo di isolamento, separazione. Considerate ogni essere una parte di voi stessi perché, con la sua vita, contribuisce alla manifestazione della vostra coscienza, intesa quantomeno come coscienza di esistere. Quindi contribuisce al vostro sentirvi di essere, alla vostra esistenza. E considerate voi stessi quali unità di una molteplicità, il cui dovere non è quello di asservire gli altri a sé, bensì quello di essere strumenti della loro evoluzione. Vedi corpo fisico, stessa pagina, 184F, vedi esistenza, stessa pagina, 193F. Ma chi sono gli altri, tanto più scostanti, odiati, cattivi, quanto più confusi e lontani dalla verità, perciò più bisognosi di comprensione e d'amore? Ma che senso avrebbe sapere tutto ciò se si vivesse come chi l'ignora? Tale è veramente il quesito che io lascio alle vostre meditazioni. 241F.